Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giupa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Deluxe per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso oggi è il 16 febbraio, sono le ore 20:30 e sono online pronto a giocare con voi il torneo Fortnite vs Clash Royale. Allora vi anticipo già perché so già che qualcuno scriverà questa domanda nei commenti. No ragazzi, non porterò una serie sul canale dedicata a Fortnite, magari... Se mi gireranno i 5 minuti vi porterò ancora qualche video, ma non farò una serie su Fortnite. Invece per quanto riguarda Clash Royale sul canale potete trovare lo speciale 10.000 iscritti dedicato proprio a questo titolo. Poi se non sbaglio ho portato sul canale un altro video sempre dedicato a Clash Royale. Allora ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi. Mi sono schierato con la squadra Clash Royale, dato che tra i due titoli che vi ho proposto è sicuramente quello a cui sto giocando di più in questo momento. Fortnite non mi dispiace, però sapete cosa? È un titolo... non molto adatto al mio stile di gioco. Faccio fatica, diciamo, a combinare qualcosa di buono, perché è veramente, veramente difficile. Trovo sempre gente fortissima. Invece su... attenzione, eccolo lì, il guscio rosso. Invece su Clash Royale per il momento non me la cavo male. Ho circa 3500 coppe. Allora, intanto... anche su Mario Kart non me la cavo male. Sono in testa. Toh, Leonardo, tutta per te. Anche se sono in testa, diamo una mano alla squadra. No, 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 no. Ok. Vai che scappo via. Vai che scappo via. Un po' indeciso, eh. Questa me la metto dietro. Questo è un percorso veramente fichissimo. Mi piace tantissimo questa pista. Allora, il guscio rosso è arrivato. Faccio il giro leggermente largo. Poi guardate, mi abbasso leggermente, sfrutto il saltino e atterro lunghissimo. No, il guscio blu, no, vi prego. Ah. Ah, pure il fulmine, fantastico. C'è Luca P che sta scappando via. Ok, ha anche lanciato un... attenzione che Leonardo mi ha schiacciato. Ha anche lanciato un guscio rosso che però non mi ha calcolato. No, ok. Ok. Sfruttiamo la piantina. Mamma mia. Voglio prendere Luca P. No, non ce la faccio, non ce la faccio. È troppo distante, accidenti. Vabbè, arrivo secondo. Bella gara però. Molto molto combattuta. Sta arrivando un altro guscio blu. Allora, aspettiamo un attimo che arrivino anche tutti gli altri. Poi là, qualcuno si è teletrasportato. Io arrivo secondo, Leonardo terzo, vince Luca P. Quarto Mattia e poi nono Christian. Va bene ragazzi, seconda corsa di oggi. Siamo in 6 che abbiamo scelto la squadra Clash Royale e 3 che hanno scelto la squadra Fortnite. Ok, sono contento che stiate utilizzando i costumi che vi ho consigliato. Più che altro perché così è anche più facile capire chi è schierato con chi. Tutto per voi. Poi là, il trio Fortnite qua sta scappando, eh. Noi King Boo dobbiamo darci una mano. Ok, bananina protezione. Guscio rosso che passa, fantastico. Però ha colpito Mari, strano. Vabbè, forse era in mezzo, è vero, per quel motivo lì. Porto via quello doppio. Comunque su Clash Royale magari vi farò poi vedere il mazzo che utilizzo. Pensate, è un mazzo che... ho preso Luca P. Che ho cambiato pochissimo. Utilizzo sempre il gigante. Poi lo stregone. Il barile di Goblin. Il cavaliere, il principe. Qualche volta la Valchiria.
Se no la principessa. No, ecco, lo sapevo che mi piantavo lì. Vabbè, facciamo che seminarle ste banane. Qualcuno mi vuole prendere assolutamente con sta stellina. Troppo largo. Infatti Mattia mi supera. Allora, attenzione che siamo settimi, eh. I primi due davanti stanno facendo gioco di squadra. Poi utilizzo la palla di fuoco. Se non sbaglio si chiama la scintilla. Quando magari mi buttano un barile di goblin su una delle due torri laterali. O anche su quella centrale. Attenzione. Se no, quando butto il principe, ragazzi, in modo che vada a colpire... Passata Baby Daisy. Che vada a colpire una delle due torri. Di solito poi tengo la scintilla a disposizione in modo che spazzi via tutti gli scheletrini che mi buttano per fermare il mio principe. Ok, ho preso quello doppio. E divento pure invisibile. No, non ti bloccare proprio lì però. Dai, mi sono bloccato contro la cassa. Ok, arrivo quinto. Vi stavo nel frattempo raccontando come gioco a Clash Royale. Allora, vince Anto05, Leonardo, Cristian, Mari, io, Mariale, Luca, Mattia e Ale Espo. Ok ragazzi, gara numero 3, Baby Park, una delle piste più belle su Mario Kart 8 Deluxe. Era presente anche su Mario Kart 8 per Wii U, però solamente acquistando uno dei due DLC a disposizione, messi a disposizione da Nintendo, invece qui è proprio presente nella versione base del gioco. Allora, prima vi parlavo di Clash Royale, invece su Fortnite ho giocato pochissime partite. Ho giocato pochissime partite e purtroppo mi nascondo parecchio quando gioco perché è un genere di gioco che non mi piace moltissimo. Intanto Mariale mi ha colpito con la banana. Prendiamo Anto. Che macello. Altro guscio rosso per Incasdriel che però ha evitato. No, 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 no. Ho tagliato tutto. Stavolta l'ho presa. E hanno preso anche me. Normalmente faccio così. Le poche partite che ho giocato, di solito sono sempre sceso dall'aereo in fondo alla mappa. Quindi non all'inizio come fanno tutti, ma in fondo, in modo da poter scendere tranquillamente e riuscire magari a trovare un'arma. E poi ho sempre aspettato l'ultimo momento per praticamente poi andare al centro. Ok, arrivo quinto. Ho sempre aspettato l'ultimo momento per arrivare al centro in modo da non arrivare in anticipo e diventare bersaglio per tutti gli altri giocatori. Ok ragazzi, quarta corsa di oggi, Melodiodromo. Caspita, adesso c'è tanta gente che fa parte del team Fortnite. Vedo tanti Mario Tanuki. Nessuno ha preso Peach Tanuki. Incredibile. Ehi, ste sportellate. Ok, come vi dicevo, Fortnite non lo porterò sul canale, ma anche per una questione di... Non ho voglia di farla pecora e seguire quello che fanno tutti gli altri. Mi piace proporvi sempre qualcosa di nuovo da vedere. Se portassi anch'io Fortnite, ragazzi, diventerei soltanto una copia di tanti altri YouTuber. Sì, vabbè, poi avrei il mio stile naturalmente, però sinceramente, come vi dicevo prima, non è un gioco adatto a me. E poi, altro motivo, non mi va di copiare altri YouTuber. Anche il fatto di poter organizzare magari degli eventi con gli iscritti, sì, si potrebbe fare, però la mappa è enorme. Ecco, tanto lo so che mi prende. No, incredibile. Deve averlo lanciato qualcuno della squadra rossa. No, della squadra blu, per colpire qualcuno di rosso. Aia, questo l'ho sentito. Ah, Mari e Ale. Poi comunque la mappa è troppo grossa, quindi non... Non ci beccheremmo mai, probabilmente.
se portassi degli eventi con i fan su quel titolo. Aia, eccolo lì. Mi hanno bersagliato. E addirittura anche con le fiammelle. Chi è che sta tentando di superarmi? Ah, è Anto. Ok, prendo quello doppio. Aia, dai. Ho beccato il mio compagno di squadra. Fantastico. No. Mamma mia, che casino. Nah, dovevo usarlo lì il funghetto. Ok, chiudo in quinta posizione. Gran bella corsa. Però mi sa che ci ha fregato, infatti. Ci ha fregato Anto 05, poi Mariale e Christian. Ok ragazzi, siamo 6 contro 6. Quinta corsa di oggi, pista arcobaleno. Ci siamo fatti due chiacchiere, adesso è ora di concentrarci. Voglio portare a casa una bella vittoria. Speriamo che Leonardo non me lo impedisca. Ho già pigliato qualcuno che mi ha tamponato tantissimo. Ah, sono finito fuori anch'io. Ho sbagliato a impostare la curva. Grazie per il guscio rosso. Stavo meglio prima però. Ok, qui incrociamo. Ah, allora devo tagliare senza utilizzare il... vabbè, ancora un pallottolo Bill. Ma ho beccato la stellina così a caso. Ho beccato la stellina così a caso. Ah, vabbè, dai, però, che caspita. Ok, devo sfruttarla qua. Non l'ho sfruttato benissimo quel fungo dorato. Allora, vado di qua. Volevo prendere quello doppio. Atterriamo sotto. Se non me lo portano via. Che stress sti pallottoli Bill. Oh, avevo fatto il doppio salto. Ah, ho sbagliato troppo, ho sbagliato troppo. Ah, i primi due sono lontanissimi. E chi li piglia più? Non ho neanche una misera monetina. Lì ho fatto una gran bella curva. Infatti ho recuperato Ale. Magari evitiamo di piantarci. Allora, atterriamo qua sotto. Il guscio spinato è passato. Stellina anche per me. Mi sa che devo accontentarmi del quarto posto. Forse. Sì, sono arrivato davanti a Leonardo. Ok, arrivo quarto, va bene. Il terzo era proprio lì. Vediamo chi ha vinto. Vince Mariale, secondo Mari, poi Anto, io e poi tutti gli altri. Va bene ragazzi, sesta corsa di Todd. Sesta corsa di oggi, scusate, Riviera di Todd. Mi sono sbagliato. Non poteva mancare anche questo tracciato. Vediamo cosa riesco a combinare qua, visto che lo conosco molto molto bene. Allora passiamo di qua per non finire giù in mezzo all'acqua. Allora, per quanto riguarda, come vi dicevo prima, i vari titoli novità che vi porto sul canale, per esempio io non vi porto Clash Royale, ma vi porto Miniguns, che è strutturato praticamente come Clash Royale, dove però invece di utilizzare gli orchi, i goblin, i giganti e così via, potete utilizzare i militari, i classici soldatini. Sinceramente vi dico, si può giocare tranquillamente a questo titolo
shoppando molto meno rispetto a Clash Royale, e potete praticamente utilizzare tutte le truppe, dato che il gioco vi regala parecchie gemme guardando i classici video gratuiti. Mi piace che i miei compagni di squadra, invece di darmi una mano... Oh, un Peach gatto! Finalmente! Fabio Ari l'ha preso. Ah, stasera è tosta però, stasera è tosta. E basta, dai! Continuo a finire dietro, colpito sempre da sti caspita di gusci rossi. Allora, prendiamo il doppio. Funghetto. E pallottolo Bill. Oh. Sfruttiamo un po' sti pallottoli Bill. Ecco, lo sapevo che mi mollava in curva. Che pelo. Sono uscito meglio di Ink Asdriel. Seguo Leonardo. Ecco, te pareva? Ci mancava il fulmine. Oh, l'ho fatto schiantare contro il tram. L'ho fatto schiantare contro il tram. Prendiamo questo. Ottimo, però mi sa che non ce la faccio a recuperare. No, non recupero neanche una posizione. Vabbè, arrivo settimo, bella corsa. Peccato per quel fulmine. Vince Luca P, secondo Anto e terzo Leonardo, tripletta Fortnite. Ci hanno colpiti con quel fulmine. Va bene ragazzi, settima corsa. Torniamo sul circuito di Hyrule. Di The Legend of Zelda. Che a breve tornerà sul canale, ragazzi, sto preparando i nuovi episodi. Devo portarvi il DLC numero 2. Poi magari vi mostrerò anche gli amiibo, perché sono riuscito ad acquistare gli amiibo dei guerrieri leggendari, dei tre colossi. Mamma mia come si stanno bastonando lì davanti però. Ok, ho preso anch'io un piccolo power up. Regalo bombe. Bella questa, bella! E sono terzo. Sono terzo contro una staccionata, fantastico. No! Volevo prendere anch'io il doppio. Ok, troppo storto, niente, sono uscito malissimo. Chi caspita mi ha preso con una banana? Ok, dobbiamo rimontare, Dobbiamo rimontare. Vai di stellina. Infatti Ink Asdriel ci ha subito provato con... Ok. Scusami, però tu hai provato a prendermi con... il guscio... verde... Vai, mamma mia, ho tagliato tutto. Via, si taglia tutto. Arrivederci ragazzi, arrivederci. Mamma mia, sono rientrato in quarta posizione, fantastico. Che rimonta, signori. Che rimonta, incredibile, ti rubo il doppio. Regalo un po' di gusci rossi. Oh mio Dio, che strage. No, devo finire la gara senza power up. Peccato. Oh mamma, troppi gusci. Ok, arrivo quinto, incredibile, bella rimonta. Se finivo sul podio era una rimonta epica, però va bene così. Anto vince, secondo Giovanni, terzo Mariale. Io arrivo quinto. Ok ragazzi, per me questa sarà l'ultima corsa di oggi. Aeroporto del Sole.
Ok, perfetto. Dai, andiamo a disturbare i due Mario Tanuki qua davanti. Ehi, qualcuno si è schiantato contro le ruote dell'aereo. Che scontro con Fabio Ari. No. Ok, mi sono protetto appena in tempo. Sentite, glielo lancio là davanti perché sennò Anto scappa via. Ho fatto una strage. Addirittura è caduto giù dal tracciato. Mamma mia. Come ha fatto a prendermi quel guscio rosso? Dai, non è possibile. Questo sì, ok, mi sono schiantato io. Però l'altro avevo la protezione e stava arrivando dritto. Bah, non lo capisco sta cosa. Vabbè, pazienza. Recuperiamo, va. Ciao. Bu, portami qualcosa di buono. Ok, usciamo veloci. Ciao, guscio rosso. Ho steso qualcuno. Colpire lì qualcuno col guscio rosso fa male perché gli portiamo via un sacco di tempo. Cioè, perde un sacco di tempo. Eccolo lì, lo sapevo. È tutta la sera che finisco in fondo e poi recupero. Sì, se magari becco anche i power up non diventa impossibile. Qualcuno si è fermato. Oh. Stellina. No. No. Mamma mia, ho rischiato di buttarla via quella stellina. Prendo questo, va. Oh, va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Ok, oh, finalmente un podio. È tutta la sera che arrivo sempre quinto, sesto, quarto. Oh, arriviamo anche sul podio. Tripletta King Boo stasera. Cioè, su, almeno in questa gara qua. Allora, stanno arrivando anche gli ultimi. Hello? La classifica? No, non ce la vogliono mostrare la classifica, niente. Abbiamo già completato un altro giro, ma la classifica non si tocca, infatti, errore di comunicazione. Va bene ragazzi, vince il torneo Fortnite versus Clash Royale. Vediamo subito la squadra Fortnite con 525 punti, mentre la squadra Clash Royale ne ha totalizzati solamente 453. 10 di voi hanno scelto la squadra Fortnite, 9 la squadra Clash Royale, quindi ci siamo divisi abbastanza equamente. Il torneo però lo vince Johnny con 104 punti, che fa parte della squadra Clash Royale, secondo Gufo Simba con 95 punti e terzo David con 90. Quarto Anto05 con 89 punti, quinto Leonardo con 72, sesto Mariale con 67, settimo Luca P con 66, io arrivo ottavo insieme a Emanuele con 59 punti, non so però magari se mi hanno calcolato i punti dell'ultima gara, perché probabilmente non me li hanno calcolati, Decimo Fabio Ari con 55, undicesimo Christian con 44, dodicesimo Alespo con 36, a pari merito con Inca Asdriel, anche lei dodicesima con 36 punti, quattordicesimo Mattia con 28, quindicesimo Joele 04 con 27 punti dalla Svizzera, signori, sedicesimo Chicco con 14 punti, diciassettesimo Splat Steve dall'Olanda con 13 punti, diciottesimo Vale con 12 punti, a pari merito con Giovanni, anche lui diciottesimo, con 12 punti. Come sempre ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato, sono molto contento che questo torneo vi sia piaciuto, è stato un torneo molto molto combattuto. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo torneo sempre qui su Mario Kart 8 Deluxe. Alla prossima ragazzi, ciao!